Bene, adesso spiego come si attiva il programma per creare le video lezioni. Il programma per creare le video lezioni lo trovo in applicazioni, audio video, GTK Record My Desktop. Io lo lancio e dopo averlo lanciato devo stabilire qual è la zona della desktop che voglio registrare. Ma però prima di fare questa operazione devo scegliere da che fonte entra l'audio, quindi devo andare in sistema, preferenze, audio. Cliccando qui, la maschera dell'audio in ingresso e in uscita mi dice cosa sto facendo. Allora, io sto utilizzando una telecamerina che si chiama USB 2 come microfono. Ovviamente l'hardware scelto sarà questo. L'ingresso col volume che ho scelto è questo, quindi sono abbastanza sicuro di essere in grado di registrare quello che faccio. Nel caso usassi un microfono normale di quelli attaccati alle cuffie, userei questo, cioè la scheda audio della macchina, e potrei regolare il volume d'ingresso con questo cursore. Adesso chiudo perché sto registrando e parto a spiegare un po' l'esempio che mi interessa spiegare adesso con questo programma per creare una video lezione. Allora, faccio un esempio: che io apro un PDF come questo, che è proprio il programma che è per fare le mappe, vado su un esempio di mappa. Ecco, questo che è un esame di un ragazzino e racconto quello che c'è scritto. Questo è l'esame di un ragazzino che ha usato un ipertesto con un macro argomento che erano i diritti e lo ha scomposto in questi collegamenti: diritti alle risorse, all'infanzia, al rispetto, alla sicurezza, all'informazione. Ecco, se volessi andare avanti a spiegare, poi chiudo la video lezione cliccando sul tasto grigio di ferma la registrazione.